Alvaro Leonel Ramazzini Meri, vescovo guatemalteco di Huehuetenango, è uno dei nuovi cardinali nominati da Papa Francesco sabato 5 ottobre. Ramazzini è un amico ospitato più volte nella piccola parrocchia di San Zeno di Colognola e Colli. Una lunga amicizia che è stata ribadita anche giovedì 10 ottobre durante la breve visita al parroco Monsignor Luigi Adami e ad altri amici e amiche. Ecco alcune sue considerazioni in merito alla nomina a cardinale e alla situazione in Guatemala, espresse durante l'incontro prima di ripartire per Roma e rientrare poi in Guatemala. Con Don Luigi, anche tramite Don Luigi con voi, e sempre approfitto l'occasione anche per ringraziare la vostra solidarietà verso di noi, anche perché, come sempre ho detto, siamo un piccolo paese, ma con una ricchezza culturale come voi la conoscete, poi anche con tanta gioventù che abbiamo, perché la maggioranza della popolazione del Guatemala è giovane, e quindi con un desiderio di tutta questa gente giovane, poi anche non tanto giovane, di andare avanti nonostante le difficoltà che abbiamo. Voi sapete che abbiamo vissuto questo conflitto armato durante 42 anni, 36, 38 anni, non importa la quantità degli anni, ma piuttosto la intensità delle esperienze vissute che ci hanno segnato moltissimo. Io credo che la società guatemalteca, questa divisione che abbiamo, questa, non so se si dice in italiano, polarizzazione, è un po' risultato di questa guerra che anche lei, questa guerra, è risultato di una società dove poche persone hanno tantissimo e moltissime persone hanno quasi niente, no? E anche questo spiega il fenomeno che in questo anno e anche l'anno scorso ha avuto delle risonanze molto forti, cioè mi riferisco al fatto delle carovane che sono passate lì da noi, dell'Honduras, del Salvador e anche del Guatemala, cercando arrivare verso gli Stati Uniti. Ma poi anche adesso, sin dall'anno scorso alla fine, abbiamo una presenza molto forte di africani, di 9 paesi diversi dell'Africa, che passano attraverso Guatemala perché vogliono arrivare agli Stati Uniti. È qualcosa così di impensabile, no? Come mai loro cercano di andare negli Stati Uniti attraversando l'America Centrale, anche perché la spiegazione è perché per loro è più facile arrivare all'Ecuador o arrivare a Bolivia e da lì incominciano il viaggio cercando di attraversare il Messico e così arrivare negli Stati Uniti. Questi sono alcuni dei fatti degli ultimi tempi. Alle volte in questi giorni mi hanno fatto sempre la domanda: e lei sapeva che il Papa Francesco lo avrebbe nominato cardinale? Io ho detto no, non ho saputo niente. Io ho avuto la notizia nello stesso giorno, domenica 3 settembre, credo che sia 3 settembre, quando un amico sacerdote di Fabriano e poi un altro nostro sacerdote studente qui adesso a Roma mi hanno telefonato verso le 5 e mezza, 5 e un quarto del mattino per dirmi: abbiamo sentito il suo nome adesso quando il Papa ha fatto la preghiera dell'Angelus e lui ha detto i nomi di 13 nuovi cardinali e tra questi 13 nuovi cardinali era anche il suo nome. Io ho detto, ma non lo so, perché veramente non lo sapevo. Ma è vero, gli ho chiesto, dobbiamo verificare, sì, è vero. E così, momenti dopo, loro mi hanno inviato la notizia sul Vatican News, c'è un'agenzia di notizie del Vaticano, Vatican News, e lì ho visto che era il mio nome, no? Alvaro Leonel Ramazzini Meri, vescovo di Huehuetenango. E dopo il nunzio mi ha telefonato perché anche il nunzio non sapeva niente.
Questa è una domanda che me l'hanno fatto diverse volte. Non sapeva che era già qualcosa prevista, no? Niente, il Papa ha dato i nomi e basta. Ma dopo, alcuni giorni dopo, io sono andato in nunziatura perché il nunzio voleva parlarmi anche per metterci d'accordo sui dettagli del viaggio e così. E allora mi ha consegnato una lettera dal Papa dove lui mi ha scritto dicendomi che io ero già parte del collegio cardinalizio e che per me questo dovrebbe significare non tanto un onore, non tanto un prestigio, ma piuttosto una missione da compiere, e ricordo molto bene le parole scritte, di compiere con lealtà, con coerenza e poi con compassione. Sono le tre parole che lui ha scelto, no? Lealtà verso la Chiesa, verso di lui, perché voi sapete che noi cardinali siamo i collaboratori più stretti del Papa, no? E in questo senso i cardinali normalmente sono nominati per fare parte di alcune delle commissioni o dei consigli pontifici che ci sono lì in Vaticano, per vedere tutta la situazione della Chiesa. In questa lettera, difatti, il Papa ha scritto che il compito di un cardinale, non lo ha scritto così, no, ma che il compito di un cardinale è collaborare con lui nella governanza, nel governo di tutta la Chiesa universale. E poi ha accennato a questo fatto che io devo capire che questo è soltanto un servizio che si fa alla Chiesa con questi tre attitudini o sottotitoli, no? Lealtà, coerenza e compassione. Difatti, quando lui ha fatto la omelia il giorno del Concistoro, ha usato di nuovo la parola compassione, ha parlato della compassione, no? Che noi dobbiamo avere, della misericordia, anche perché la misericordia è una delle caratteristiche di questo pontificato del Papa Francesco. Lui spesso parla della misericordia, ha detto che la misericordia, come non so come si dice in italiano, la parte che sostengono, la trave della vita, l'architrave della vita della Chiesa, e quindi in quella lettera me lo ha ricordato, ma mi ha insistito anche che io devo capire che essere cardinale è un servizio, stare al servizio della missione universale della Chiesa. Per me questo ha molto senso, anche perché è stata sempre l'insieme di principi, e poi anche l'insieme di riflessione, e poi anche l'insieme di scelte che hanno orientato la mia vita. Sempre io ho capito che diventare prima sacerdote e poi diventare vescovo, ma è prestare un servizio molto speciale alle comunità, e nel caso nostro nelle comunità più bisognose, anche perché questo è uno dei punti che io trovo molto significativi del pontificato del Papa Francesco, cioè l'attenzione a quelli che noi in apparecida, perché io ho conosciuto il Papa Francesco quando lui era il presidente della Conferenza Episcopale dell'Argentina. Io ero il presidente della Conferenza Episcopale nostra del Guatemala. Iniziavamo a preparare la quinta Conferenza Generale dell'Episcopato dell'America Latina e dei Caraibi, e quindi abbiamo avuto incontri con i presidenti diversi di tutte le conferenze episcopali dell'America Latina. Lì l'ho conosciuto. Ma prima lo avevo conosciuto perché io ho lavorato sempre con la pastorale dei migranti. Una volta i padri scalabriniani hanno organizzato un incontro a Buenos Aires, dove lui è andato, lui era l'arcivescovo di Buenos Aires, ha celebrato la messa per noi che partecipavamo in questo incontro, e così è stata la prima volta che io ho conosciuto. Anche l'ho conosciuto prima durante il Sinodo dell'America, e in quel periodo siamo stati insieme al tavolo perché io partecipavo a questo incontro,
e anche lui, no, in quel periodo lui non partecipava a questo incontro del Sinodo dell'America, erano altri vescovi dell'Argentina, e lui lì era seduto, abbiamo chiacchierato un po' chi era lui, chi ero io, ma basta. Poi l'ho conosciuto in Buenos Aires e dopo in Aparecida, e nel documento che i vescovi dell'Argentina hanno inviato per la preparazione della quinta conferenza di Aparecida, e dopo io l'ho scoperto, era apparsa la parola scartabile, no? Descartare, sì, che è una parola che lui usa moltissimo, no? Allora dopo quando lui è stato nominato Papa e ha iniziato sempre a parlare di quelli che sono scartabili, allora io ho capito che l'idea è venuta da lui e sicuramente dalla sua conferenza, perciò una certa conoscenza la avevamo. Poi questo anno il Papa è venuto a Panama per partecipare alla giornata mondiale della gioventù, e anche lì abbiamo avuto tutti i vescovi dell'America Centrale, abbiamo avuto l'opportunità di salutarlo e lui ci ha dato un messaggio molto, molto bello, centrato sulla figura di San Oscar Romero. E quindi io veramente non mi aspettavo questa nominazione, per essere sincero. Se, alcune volte io avevo detto, a me piacerebbe diventare cardinale soltanto per una ragione, quella di poter stare vicino al Papa e dirgli a lui le cose reali che noi viviamo nei diversi ambienti nei quali noi svolgiamo la nostra responsabilità episcopale. Era quella l'unica ragione che io pensavo, no? Adesso vedo che il Papa ha preso questa decisione. Davanti alle situazioni che viviamo sempre c'è l'opportunità anche di fare una riflessione prendendo in considerazione la fede che abbiamo, perché così no, niente succede per caso, tutto ha un senso, e allora scoprire il senso di quello che succede credo che sia sempre un impegno che noi credenti dobbiamo fare, perché non possiamo vivere così. Difatti il Vangelo di oggi ci parla dei segni, no? Dei segni del giudizio finale. Quindi il primo pensiero che ho avuto è stato questo: bene, io ho adesso 72 anni, se Dio vuole posso arrivare a 84 come un figlio, non lo so, ma l'importante non è tanto pensare quanti anni potrò ancora vivere, ma come devo vivere gli anni che il Signore mi vuol dare. Allora la prima riflessione per me è stata: bene, se il Signore mi chiama a svolgere questa missione nella quale io devo vivere la lealtà, devo vivere la coerenza, devo vivere la misericordia, la compassione, è quello che mi deve importare, soltanto quello. E sì, devo veramente fare anche un lavoro profondo di assimilazione personale, di non pensare che veramente adesso che sono cardinale allora posso vantarmi di esserlo, posso vantarmi di che sono così, no, niente di questo, no? Devo veramente insistere su questo fatto di diventare o di avere maggiore possibilità di svolgere un maggiore servizio in favore di quelli che sono scartabili. E che per me sono tanti in Guatemala, non solo quelli che soffrono nel corpo perché sono poveri, perché non hanno cibo, perché non hanno lavoro, perché non hanno una speranza di un futuro migliore, per questo cercano di andare negli Stati Uniti, deportati, che adesso abbiamo tantissimi che sono stati deportati perché questa politica del signore Trump è stata veramente anti-migranti, ma di un modo incredibilmente perverso che io non, sì, riesco a capire, ma le ragioni riesco a capire le ragioni sue per farlo, ma non le condivido, perché veramente per me sono ragioni mancanti di umanesimo, no? Di umanità. Quindi per me è un momento della mia vita che da una parte io devo ringraziare il Signore che mi dia questa opportunità che sempre ho voluto, di poter avere questo rapporto diretto con il Papa, che non dovrebbe essere così,
Perché alle volte io mi domando che cosa è più importante, fare il vescovo o fare il cardinale? Per me è sempre lo stesso Papa l'ha detto, no? Che è più importante fare il vescovo. Ma adesso, essendo cardinale, ho l'opportunità di fare il vescovo di un modo, diciamo, più... la parola sarebbe più... Più incisivo davanti a lui. Perché non ci credo, penso che se un cardinale chiede un'udienza al Papa, lui non la negherà, ma se un vescovo la chiede, ci saranno sì, forse molte difficoltà. È così la struttura della Chiesa, anche questo Papa sta cercando un po' di cambiare questo, no? Perché ha nominato un vescovo del Panama, lo ha fatto cardinale, il vescovo della diocesi di David, e lui rimane lì. Quindi non lo ha fatto arcivescovo di Città del Panama. Ha nominato un vescovo ausiliare del Salvador, Gregorio Rosa, lo ha nominato cardinale e lui non l'ha spostato. Cioè, quindi no, non ha fatto fuori all'arcivescovo del Salvador e Gregorio Rosa continua ad essere vescovo ausiliare della Città del Salvador e cardinale della Chiesa Romana. Quindi per me questi due dati sono molto significativi, no? Perché va in questa linea di quello che il Papa mi ha scritto. Diventare cardinale non significa avere prestigio, ma partecipare della missione del governo universale della Chiesa. E quello si può fare continuando ad essere il vescovo della diocesi dove sto ed svolgendo altre mansioni secondo quello che il Papa decida, no? Così. Per questo quando sono stato nominato la prima reazione mia è stata di sorpresa, certo, non me lo aspettavo, ho iniziato un po' di riflessione per scoprire bene, Signore, che cosa vuoi di me in questo momento della mia vita, che per me è l'ultima tappa, no? Perché no, ormai dopo 70 anni si comincia a pensare di più nella morte, no? Non nel senso della morte che angoscia, ma del senso di San Francesco, della sorella morte che viene e che allora mi chiede di prepararmi in un modo migliore per poter presentarmi davanti al Signore, non con le mani vuote, ma con le mani piene. Quindi, ma poi ho pensato che anche è un modo di esprimere l'affetto del Papa verso di noi, paesi piccoli con tanti problemi umani, adesso con questi problemi della migrazione, e difatti mi ha attirato l'attenzione che in questa ristrutturazione che il Papa ha fatto della Curia Romana, che ha messo questo dicastero chiamato della promozione umana integrale, e poi ha unito quattro consigli pontifici. Che adesso non mi ricordo il nome, ma uno di loro è appunto il Pontificio Consiglio per le Migrazioni, che adesso è unito con altri, ma il capo di questo pontificio è lui stesso, il Papa, che ha fatto cardinale al segretario di questo Pontificio Consiglio. Prima era il padre Cerny, così è il cognome suo, Cerny. Lo ha fatto vescovo venerdì, lo ha fatto cardinale sabato. Perché? Perché per il Papa il tema migratorio è qualcosa di molto, molto importante, no? E quindi, sì, mi ha tirato questo, la nominazione di questo sacerdote che adesso è cardinale e che adesso lui è il segretario del Sinodo dell'Amazzonia, no? Perciò io mi sento molto in sintonia con questo Papa, mi dispiace moltissimo adesso la guerra che gli fanno, le critiche che ha anche del proprio intorno suo, veramente no. Io ho seguito un po' i nomi di alcuni cardinali, non so se sia vero o non se sia vero le informazioni, perché adesso le informazioni le fanno diventare... Non dico di lei, no? ma veramente mi fa pena, mi fa tristezza, no? Perché lì ho visto alcuni visi di questi cardinali che secondo l'informazione stanno contro, direttamente contro il Papa, ma erano lì al concistoro, no?
io spero un giorno avere l'opportunità di parlare con alcuni di loro per dirgli: sentite, questo non si fa. Noi abbiamo fatto un giuramento di fedeltà al Papa e se non siamo d'accordo con lui, cerchiamolo e tu a tu parliamo. E se il Papa insiste, io come si dice, inchino la testa perché ho fatto un giuramento di fedeltà. Quindi non posso obbligare al Papa che pensi come lo penso io, ma nel dialogo possiamo trovare il punto di vista. Queste dichiarazioni così pubbliche non aiutano per niente, neanche alla persona che le fa, neanche al Papa stesso. Bene, così adesso mi preparo per tornare in Guatemala. Oggi mi hanno fatto vedere un video di una manifestazione di protesta che hanno fatto davanti all'Annunciatura nostra, dove mi accusano di estorsionista, mi accusano di questo, no? Perché c'è un gruppo di persone lì in Guatemala che non hanno voluto accettare la mia nominazione. Ma l'unica ragione che io trovo è che loro non mi conoscono, perché mai hanno parlato con me, mai hanno discusso con me, e quindi non si può dire di una persona cose che soltanto si ascoltano o sulle quali non ce ne sono delle prove. E perciò adesso che torno, avevamo parlato con il nunzio di organizzare una conferenza stampa per chiarire le cose, sì, perché non vorrei che tutto rimanesse così, perché di menzogna in menzogna si arriva poi a fare della menzogna una verità, e questo non deve essere così, perché menzogna è menzogna, basta, vero? Così un poco è la situazione adesso che mi preparo per tornare sabato in Guatemala. Sì. Ma questi gruppi che ti sono contro fanno parte del governo, fanno parte della Chiesa, fanno parte di organizzazioni... Alcuni di loro purtroppo fanno parte della Chiesa, perché prima di venire il nunzio mi aveva parlato che non so quante signore cattoliche erano andate da lui per dirgli come mai il Papa ha nominato vescovo o ha nominato cardinale questo vescovo che è così. Il nunzio mi ha detto: io mi sono arrabbiato e li ho rimproverate, perché gli ho detto: siete cattoliche o non siete cattoliche? Se siete cattoliche dovete obbedire quello che il Papa fa, e lui, il Papa, sa quello che fa. Quindi c'è un gruppo, sì, di persone cattoliche che hanno un modo di vivere la fede cattolica molto diverso di quello che noi vescovi vorremmo. C'è un gruppo di persone che sono parte sicuramente di un settore molto filo militare che sempre lì in Guatemala c'è un gruppo di persone che si nascondono, alcuni militari si nascondono, non si fanno vedere, ma stanno sempre promuovendo questo tipo di critiche. E poi sicuramente alcune persone ricche che pensano che il pensiero mio è marxista socialista, e non capiscono che c'è, non conoscono che c'è una dottrina sociale della Chiesa, quindi parlano di quello che non sanno, no? Ma è interessante perché allo stesso tempo c'è un gruppo di persone lì in Huehuetenango che sono contadini uno potrebbe pensare che è così, ma poi se ne rende conto che non è così, che stanno anche contro di me, perché io le dico la verità a loro e le dico: guardate che non è con la violenza che si risolvono i problemi sociali, si deve cercare il dialogo. E allora questo a loro non piace, perché sono violenti e vogliono di nuovo usare la violenza per mantenere quello che loro chiamano i loro diritti. Quindi c'è da una parte che diciamo di destra, c'è un'altra parte di sinistra, ma è così, sempre si sta in mezzo. Certo. È come nel Vaticano, insomma, ci sono pro e contro anche lì, sì, e la stessa cosa c'è lì, insomma. Sì, è così, no?
Quando tu prendi decisioni chiare secondo il Vangelo, secondo la dottrina sociale della Chiesa, avrai questo tipo di reazione. Ecco quello che non riesco a capire. Come possono questi cardinali o questi vescovi e queste persone, insomma, a fare il loro dovere, diciamo, come sacerdoti, diciamo, pensando e andando contro al Papa. Non so come riescano a vivere, a fare, a dire la messa e fare tutte queste cose. E non lo so, non lo so, perché così. Veramente, mettiamo il caso, no? Adesso il pensiero del Papa Francesco è il mio pensiero, non perché sia il suo pensiero, perché il pensiero della Chiesa, del Magistero della Chiesa, e poi anche perché lui ha vissuto l'esperienza a Buenos Aires, ha vissuto l'esperienza della dittatura del periodo lì in Buenos Aires e così via, no? Ma mettiamo il caso contrario, che venga un Papa che non sia come lui, che sia tutto il contrario, e che non vada d'accordo con i miei pensieri, allora che cosa devo fare io? Devo andare da lui e dirgli, se io sono un cardinale, dirgli, senta, il suo pensiero non mi piace. Io le faccio un giuramento di obbedienza, di lealtà, ma non sono d'accordo con lei in questo, questo, questo. E se io non riesco a convincerlo, mettiamo così le cose, no? Allora lui mi dice, sì, ma lei ha fatto un giuramento di obbedienza, quindi deve portarlo avanti, sì. Tanto padre, lo farò, zitto, pregherò per lei, per lui, per lei, e basta. Ma non farò dichiarazioni pubbliche che mettono al Papa in situazione. Quindi, quando il Papa non sempre parla dogmaticamente, no? Ci sono tanti argomenti nel quale possiamo stare in situazioni diverse. Ma il modo come si fa è quello che a me dispiace, perché dovrebbe essere un modo di lealtà. E per questo quando il Papa ha scritto lealtà, io sono assolutamente convinto di questo, perché la vera fraternità non si può costruire sulla mancanza di lealtà. E allora che neanche come persona io posso essere una persona che si ho amicizia con lei o con lui, non posso mancare di lealtà. Tra gli amici si dicono le verità, se è così, no? Mm-hmm. Posso? Sì. Secondo me questa cosa conferma anche quello che penso, per cui io dico tutta l'ammirazione e il rispetto per Papa Francesco, però anche questa nomina di questi cardinali non è un caso, è un problema di solitudine che ha anche Papa Francesco, proprio per il discorso delle menzogne, per tutto il discorso che tantissimi non sono d'accordo sul discorso dell'immigrazione, sul discorso della povertà, sul discorso dell'ambiente, perché ne abbiamo parecchi cardinali e anche vescovi e anche preti che non ci sono su queste cose, perché tu hai parlato del muro del Messico, qui abbiamo muri dappertutto. Il Papa ha fatto un appello di aprire, quanti ne hanno aperti? Pochissimi, per cui questa composizione, questa nuova nomina rafforza quello che è il pensiero e l'idealità che ha Papa Francesco, per cui io dico sono molto contenta, perché comunque ci sono delle persone che vicine e che possono portare avanti questa cosa, per cui ti ringrazio per esserci, tu e anche tutti gli altri nuovi che ci sono, perché è un modo per dare continuità e sostegno su quello che sono i progetti di Papa Francesco. No, ed è così, alcuni fanno questa interpretazione, no? Che il Papa sceglie, perché adesso cardinali elettori siamo 158 elettori, perché oltre gli 80 anni non si può essere cardinale elettore. Ma io ho il desiderio davvero che questo Papa possa andare più avanti, perché fa delle cose delle quali abbiamo bisogno di fare, e che purtroppo anche perché ogni Papa vive il proprio momento, forse non era il momento di Giovanni Paolo II, non era il momento di Benedetto XVI, ma ora è il momento di Francesco, e dobbiamo appoggiarlo veramente, sì dobbiamo appoggiarlo, perché alla fine il Papa Francesco in molti dei suoi discorsi appare la conclusione della quinta conferenza che abbiamo avuto in Aparecida,
Sì, e poi le sviluppano. Certo. Ad esempio, questo documento Laudato Si, che adesso è anche il punto di riflessione per il Sinodo dell'Amazzonia, poi Vangeli Gaudium, Amoris Laetitia, no? Che è stata anche criticata. Quindi riflette moltissimo, rispecchia moltissimo il suo pensiero. E a me piace moltissimo, assolutamente. Sì. Non li dicevo, però, avendoli nominati, questi che sono non tutto d'accordo, potrebbe essere una bella azione politica, ce n'è molto più vicino. Verso gli Stati Uniti, specialmente dei minori di 18 anni. Voi sapete che alcuni anni fa, nel periodo del presidente George Bush, lui ha fatto un decreto secondo il quale un minore di 18 anni, poteva attraversare la frontiera per trovare i suoi negli Stati Uniti. E quindi questo lo hanno saputo questi trafficanti di persone che noi in spagnolo chiamiamo coyotes, non so, sì. E allora loro hanno approfittato di questo per dire alle famiglie: guardate, adesso si può passare la frontiera, venite, noi vi trasportiamo. L'anno scorso, al mese di ottobre, il conto che noi abbiamo fatto era di 11.400 minori guatemaltechi che erano oltre la frontiera di Messico negli Stati Uniti. Potete capire che erano 11.400 minori. Dalla vostra diocesi? No, di tutto il paese, di tutto il Guatemala, senza contare gli hondureni e senza contare i salvadoreni. E moltissimi di loro erano in centro di detenzione. Io ho visitato alcuni di questi centri di detenzione, poi li hanno messi in alberghi, li hanno separato dai genitori. In questo anno il presidente Trump ha fatto la decisione di separarli dei parenti. Potete immaginare un bimbo di 12 anni, di 7 anni, perché lo ha portato, in tante occasioni lo ha portato una persona che non era familiare suo, ma che si è fatto passare di parente suo, e hanno falsificato i documenti di identità. E quindi questo bambino, questa bambina isolata, e poi la mamma là in Guatemala, il papà aspettandola negli Stati Uniti, perché il papà era lì negli Stati Uniti, ma non poteva andare al tribunale perché il papà non ha documenti, quindi non ha una carta di identità, non ha un passaporto. Sì. Il presidente Trump ha deciso allora di separare le famiglie. Alcuni dicono che è stata la figlia che gli ha detto di non farlo, e lui è andato indietro e ha cancellato questo decreto. Ma adesso il problema della riunificazione è difficile, perché molti sono stati inviati in diversi stati degli Stati Uniti, non sono tutti negli stessi centri di detenzione. Allora il papà può darsi che sia in Florida e il figlio in Carolina del Nord. Come fare adesso per riunirsi? Questo è un dramma, è veramente un dramma, no? E poi c'è anche il fatto delle deportazioni massicce che ha fatto il presidente Trump. Adesso, siccome ha avuto un accordo disgraziatamente tra il governo del Guatemala e il governo degli Stati Uniti di dichiarare il Guatemala paese sicuro, cosa significa questo? Significa che se gli africani che stanno adesso nella frontiera Guatemala-Messico vorrebbero chiedere asilo politico negli Stati Uniti, devono tornare in Guatemala, rimanere in Guatemala e da lì incominciare a fare tutta la pratica per essere riconosciuti come persone che hanno bisogno di rifugio. Ma noi in Guatemala che possiamo offrire a loro se siamo più poveri di loro? Allora, anche per questo, noi della Conferenza Episcopale abbiamo fatto una dichiarazione affermando questa misura, questo decreto che il governo nostro ha fatto è un sbaglio. Dal punto di vista della carità, va bene, faremo quello che è possibile,
ma dal punto di vista sociale e politico, che possiamo fare se noi non siamo capaci di risolvere i nostri problemi? Ma c'è la pressione di Trump, del signor Trump, che ha detto: se voi, governo del Guatemala, non accettate questo che vi chiediamo, aumenteremo le tasse sui vostri prodotti di esportazione. Aumenteremo i dazi sui vostri prodotti di esportazione. E poi aumenteremo anche il controllo dei soldi che i guatemalteche inviano, e le aumenteremo anche i dazi su questi soldi. E così il nostro governo ha taciuto, e adesso non so cosa succederà, perché avremo un nuovo governo l'anno prossimo. L'attuale presidente è andato già, nominato, no, eletto, è andato già negli Stati Uniti per vedere cosa significa questo convegno, perché lui non lo sa, perché il presidente adesso non glielo ha spiegato. Quindi la situazione adesso, in questo momento, delle deportazioni massicce, poi di questa dichiarazione di paese sicuro, e poi la situazione di tanti minorenni non accompagnati, è un dramma, è un problema molto serio, che anche i vescovi degli Stati Uniti hanno dichiarato di un modo molto forte, hanno fatto dichiarazioni molto forti contro il governo del signor Trump. Ma poi... Auguri, Cardinale Ramazzini, per il nuovo impegnativo lavoro, e arrivederci a San Zeno.